La Toscana ha preso 20 giovani Sì. che devono Infatti, cercare di... sì. Infatti, la domenica scorsa è stata lì appunto al castello un avvenimento sulla fotografia che ha scosso polemica, Sull'anoressia. l'anoressia, lì al castello di Salemi. Questa ragazza, che tra l'altro se ne parla anche in tutto il mondo di questa fotografia che suscita scalpore. Perché è veramente molto Sì, perché male, cioè. lui facendo questa fotografia, in poche parole, è un atto di denuncia contro le modelle stesse che sono per lo più anoressiche, perché vanno appresso. La paura di Sì. ingrassare, l'essere Sì. proprio direi scheletriche più che magre. E quindi E c'è poi c'è questa. stata anche questa presentazione dell'assessore che ti Sì, diceva, sul libro perché... dell'anoressia e in particolare della fotografia, con Graziano Cecchini, che è tra l'altro colui che ha fatto la performance alla Fontana di Trevi a Roma, tingendo la Di fontana di rosso. rosso. E tra l'altro successivamente ha fatto un'altra performance, Piazza di Spagna, Vittorio, che con Roma è un tutt'uno, sa Spagna. tutto. Sì, con le palline, ha versato 1500 palline colorate. Tant'è che ha creato Dalle scalpore in quella piazza, scagnate. tant'è che fu addirittura sono arrivati i vigili, vedendo tutte queste 1100 palline colorate, ha travolto quella piazza. È stato un atto performativo dal punto di vista artistico, E cosa è che chiamata è Salemi? esattamente appunto. E quindi, come Se cosa non sono stranissima, normali, se non sono sì, pazzi, se non li perché in vogliamo. pratica, al contrario di Milano, Vittorio Sgarbi vuole creare un polo al sud Italia, partendo da qua in Sicilia, di artisti, di gente in gamba che riesce a esprimere qualcosa con l'arte. Meno male, Per oggi è esempio qui a difficile. Palermo la Lucia c'è un artista tedesco che fa le cose con la munizza, Sì, e la come mai Lucidia. non sarei chiamato? È Ma strano, non cioè, saprei. forse secondo me non lo sa, glielo dobbiamo Sì. dire, non È glielo dobbiamo difficile dire. anche perché soprattutto cerca persone che riescono a imporsi. Giustamente nel mondo dell'arte è difficile riuscirsi a imporre perché oggi anche dal punto di vista sociale il pittore non è visto di gran. È un po' emarginato, tra virgolette, o anche il fotografo, sempre se non a altri livelli. Torniamo un attimino ai Templari. Abbiamo fatto noi un sondaggio, Carla, e abbiamo notato che i giovani sono più preparati delle persone adulte. Bene o male, Sui Templari. sì, sui Templari, l'argomento dei Templari.